Grazie ragazzi. Allora, come avete visto dal titolo, voglio fare altri lotti. Allora, perché vi ho detto, tengo un armadio di cose, ma proprio miste voglio fare. Non avete idea, dentro all'armadio che cosa ho trovato dell'Avon? Ma tu, io non, cioè, perché io l'Avon lo sto facendo ora, speriamo che non mi cancellano ancora, ragazze, per settembre. Sto saltando le campagne, naturalmente, perché voglio, però se non mi cancellano a settembre vorrei riprendere a fare l'Avon, perché hanno cambiato tantissime cose, hanno allungato la campagna, cioè sono 20 giorni, hanno fatto, cioè, l'hanno fatto, cioè, secondo me l'Avon è andato, cioè, visto che tante ragazze comunque stavano lasciando, e ha cambiato tante cose, quindi tutte quante abbiamo le stesse scadenze, gli stessi album, hanno aumentato le provvigioni, quindi spero, io facendo i conti, non mi dovrebbero cancellare ancora per settembre, speriamo bene, ma non avete idea io che ho trovato, perché poi io 3 anni fa lo feci l'Avon per un anno e quindi acquistavo pure, perché io mi ricordo che no, no, non era 3 anni fa, che sto dicendo, io quando feci Avon era di più di tempo fa, lavoravo ancora quando facevo l'Avon e quindi acquistavo automaticamente pure, ma voi non avete idea che ho trovato orologi, mamma mia, quello che ho trovato dentro al mobile, e quindi farò anche dei video facendo un lotto con le cose di Avon. Ora, per esempio, ho trovato delle cose e volevo fare non più lotti, così chi è interessata subito scrive sotto del lotto. Io ora sto preparando, vedete qua. Tengo un sacco di cose di Hello Kitty, però naturalmente quelle sono cose proprio costose, quindi farò più lotti di Hello Kitty e stavo preparando anche degli sticker perché li faccio io, quindi per fare i lotti della Kitty ci vuole un poco più di tempo, però tengo un sacco di cose, per esempio che ne so, questa qua era quella là che costava di più e la voglio mettere, cioè è il primo lotto, perché io questa la pagai, questa qui la pagai 15 euro questa cosa di Hello Kitty, non mi fate pensare, poi c'ho la scatolina e faccio un altro lotto e dove metto vicino per esempio alla pochettina altre cose, quindi farò secondo me 2 lotti della Kitty. Ci vuole un po' di tempo. Allora, ora volevo fare, vi ho detto, faccio un lotto e faccio il video di ogni cosa, perché così la ragazza che è interessata subito mi scrive, mi interessa, ti contatto in privato. Naturalmente non mi chiedete di, tipo per esempio vi faccio dire 5-6 cose, di dire no, voglio soltanto per esempio che ne so, ora in questo lotto qua ci sta questo, come bellino questo coso, questo cofanetto qua. Allora mi dite, posso avere solo questo? No, perché non conviene né a me né a voi, perché già quello che vi faccio vedere sono, cioè sono cose che costano più della 10 euro. Io perché sto facendo spazio e perché volevo recuperare qualcosa di soldi. Allora, vi faccio vedere come prima cosa ho messo in questo lotto qua. Questo, speriamo che non mi abbandona la telecamera. Mamma mia, vedo che si sta spegnendo. Questo qua, troppo carino, che l'ho preso alle bancarelle. Questo qua. Poi vi faccio vedere questa pochette. Allora, questa pochette io l'ho presa, come l'ho presa così è rimasta, è fatta così, che tiene questa cosa qua, la paga 12 euro. No, ah, mi sembra una volta perché andai a un matrimonio questa pochettina senape, è proprio nuova, è solo un poco fatta qui, si è fatta un poco qua così, ma una volta l'ho messa dentro, è fatta così. È fatta così, 12 euro la pagai questa pochettina, troppo carina. Però io non me la metto, me la sono messa solo una volta a un matrimonio, mi sembra, di un mio amico che non tenevo la borsettina. E questa qua, questa pochettina qua. Madonna, speriamo che non mi abbandono la telecamera, vi prego. Questa qua dietro no, eh? Questa è la scatolina mia. Quella me l'ha regalata Davide. Poi ho messo questo ventaglio che è troppo carino perché ne tengo una marea. Non avete idea dei ventagli che ho trovato. Questo ventaglio qua fatto così. Quindi uno, due, tre. Poi questo borsellino che uno ci può mettere gli spicciolini, qualcosa dentro. Poi questo portafoglio di camomilla. Questo pure lo pagai 7 euro da camomilla. Vedete com'è fatto? Della camomilla, ma io sto trovando cose infinite che non mi metto nemmeno, almeno recupero un poco.
Ecco qua, questo lo paga 7 euro, questo portafoglio. Poi che ho messo? Allora, ho messo tutte queste mollettine, secondo... Allora, vi faccio dire, ma questo qui è una cosa dell'Avon. Allora, questo qui, io ne tengo due, perciò me lo sono tolto uno. Perché io l'ho acquistato, io dal catalogo l'ho preso io, e un altro me l'ha regalato Nadia. Ciao Nadia, un bacio, io il tuo lo tengo sempre, perché le cose tue non me le levo. Infatti, vediamo se questo ti ricorda qualche cosa. Aspetta, che io lo so che vedi il video. Vedi? Questo qua è tuo, troppo carino. Poi c'ho lo specchio. Guarda, questo è lo specchietto tuo. Cioè, no, perché gli voglio far vedere a Nadia che le sue cose non me le tolgo. E quindi questo qua io ne tenevo due e quindi mi metto pure questo qua. E poi vi faccio vedere tutte le mo... Vi faccio vedere, aspettate, quest'altra borsa. Quindi ci sono un sacco di... Queste non le guardate, queste cose. Allora, quest'altra borsa, vedete, questa qua è della Charro. È tutta colorata, fatta tutta di jeans. È tutta colorata così. E poi dentro è fatta sempre tutta colorata. Aspettate, ve la faccio vedere. È tutta colorata. Ma non ho paura che si blocca. Tutta fatta di jeans. Vedete dentro com'è? È fatta tutta così. Ed è fatta tutto tipo tutta jeans, è come se fosse jeansata, c'è un sacco di taschine. E questa pure la pagai, vabbè, questa la marca è della Charro, quindi questa mi pare che la pagai 25, 26, ma vi sto dicendo un sacco di tempo fa. Poi in questa pochettina qua dell'Avon vi avevo messo tutte queste mollettine, perché pure non le uso e le comprai sulle bancarelle. Allora si è incastrata una molletta, tutte queste mollettine. Ci sono tutte queste mollettine. Io le metto qua dentro un'altra volta. Queste qua così. Tutte queste qua. Ma non le uso. Io non, cioè, non le uso queste cose. Cioè, non avete idea che mi compravo. Tutte queste cose qui. Altre mollettine. Guardate queste come sono belle. Wow, che dire le bambine. Non tengo manco le bambine. La bambina, se no. Queste qui. Queste qui nere. Quindi mi sembra che pure questo è un lotto molto carino. E queste qui. Ma voi non avete idea i lotti che vi faccio, che se vi piace, perché comunque ve l'ho detto. E quindi questo qua è fatto di questo lotto qua. Quindi giustamente ora mi conviene fare sempre una volta ogni video, perché quando faccio parecchi lotti si è una confusione. Invece con un video chi è interessata mi scrive, mi interessa, metto la pagina Facebook giù delle... La mia pagina creativa e mi contattate là. E la prima persona che me lo blocca subito vado a fare e mi fa la. Naturalmente è sempre 10 euro più 10 euro di spedizioni. Più poco di questo, ragazze, non li posso mettere. Perché qua ci sta un materiale, vi ho detto i prezzi. Quindi più poco di questo ve lo faccio veramente perché non solo perché mi servono recuperare qualcosa di soldi, ma mi serve proprio pure sfrattare tutte queste cose che poverine stavano buttate dentro all'armadio così. E niente ragazze, quindi vi mando un bacio e qualsiasi informazione mi scrivete giù, al prossimo video.